Siamo a Cassino, all'interno del Palagio Badiale, dove si svolge, come ogni anno in occasione dei giorni di San Benedetto, la fiera del Santo Patrono. Secoli fa, era l'occasione per ammirare e acquistare prodotti provenienti da lontano. Oggi la manifestazione è un'occasione per rivivere un'atmosfera lontana nel tempo, riattualizzando la tradizione di antichi mestieri artigianali. Questa attività della ceramica è un'attività che la nostra scuola pratica da tantissimi anni, è il nostro fiore all'occhiello e i ragazzi vengono anche, non solo vengono, vanno di mattina durante le ore curriculari a svolgere questa attività della ceramica, ma anche di pomeriggio, e quindi ci sono dei bravi insegnanti che insegnano loro quest'arte che è veramente qualcosa di bello perché molto creativo. La fiera è la ricostruzione del grande mercato annuale che si svolgeva nel giorno dedicato al santo. Accanto a falegnami, fabbri, ortolani, sarte e scalpellini, si riportano in vita figure come quelle del cambiavalute o dell'amanuense. Lei rappresenta l'antica figura del cambiavalute? Sì, è un po' i vecchi cambiavalute, il concetto della banca, il primo concetto di banca, perché all'inizio vigeva ancora il baratto. Poi, vista la difficoltà naturalmente degli scambi commerciali, si cominciò ad usare alcune monete, alcune leghe preziose, oro, argento, rame. Ricco è anche lo spaccato della gastronomia dell'epoca, con tanto di degustazioni di piatti medievali e prodotti tipici che i visitatori possono acquistare. Voi chi siete e che cosa state preparando? Allora, noi siamo gli alunni della scuola alberghiera di Cassino. Quello che sta preparando la ragazza è la pasta in casa come si faceva nel Medioevo. L'impasto era composto unicamente da acqua e farina, senza aggiunta né di uova e né di sale, in quanto le uova venivano utilizzate solamente nei giorni di festa o nei giorni importanti e il sale era prettamente utilizzato come conservante degli alimenti. Si faceva la pasta come si fa anche adesso in casa e poi la si metteva a essiccare. Quanto tempo di preparazione ci vuole per voi appunto in vista di questa festa del Santo Patrono? Sono diverse settimane, quindi circa un mese che prepariamo, anche per preparare questo stand, per allestirlo, per trovare comunque tutte le cose da esporre. È facile lasciarsi trasportare dal fascino dell'antico, con le tante tavole imbandite, in un suggestivo percorso all'interno del Palagio Badiale. Atmosfera di gioia e di festa, anche grazie a rappresentazioni e spettacoli di artisti di strada, menestrelli e giullari.